L'ultima domanda è quanti elettroni attraversano ogni secondo una qualsiasi sezione del filo. Qui c'è disegnato il filo, una sezione qualunque, a un istante e poi a un istante successivo dopo un secondo. Indicati col punto interrogativo è la quantità di elettroni, il numero di elettroni che un secondo prima stanno a sinistra della sezione, un secondo dopo hanno attraversato la sezione. Il numero di questi elettroni è la nostra incognita. Noi iniziamo calcolando la quantità di carica in coulomb. E questo è molto semplice da calcolare perché noi sappiamo che la corrente è 3,5 coulomb al secondo, sarebbero gli ampere, quindi vuol dire che in un secondo questa carica che oltrepassa la sezione è 3,5 coulomb, appunto. Ma 3,5 coulomb, da quanti elettroni è composta? È composta da un numero n di elettroni e questo n è la nostra incognita. Quindi il numero di elettroni che compongono quella carica si trova dividendo questi 3,5 coulomb diviso la carica di un elettrone solo. E il numero enorme che viene fuori appunto è 2,2 per 10 alla 19 elettroni.